Allora, eccoci certo. Con la prima intervistata sul set favoloso del Paradiso delle Signore. Siamo con Gioia Spaziani, che interpreta Concetta Puglisi. Eccoci qua. Ciao buonasera Gioia, a tutti. Come stai? Illuminati dal sole, quindi alla grande. Benissimo, è passato un anno. È passato un anno conto? Ed è volato. È volato, la tua famiglia ha fatto breccia, perché appunto siete stati riconfermati e questa è già la dimostrazione che avete fatto breccia. E poi anche sui social, insomma, molti apprezzamenti. Sì, questa sì. Famiglia Puglisi è piaciuta. Perché io è molto realistica. Ed è vera, perché affronta le classiche crisi che si affrontavano in quegli anni nelle famiglie. Sì, diciamo. A tavola. Esatto. Che si parlava seduti a tavola, ci si guardava in faccia, ci si confrontava. Oggi in casa non ci si incontra più, a tavola si sta con ma noi il cellulare. Noi vogliamo chiaramente sapere che cosa ci aspetterà la nuova stagione, la stagione nona, nonché la settima del Daily. Che ci puoi anticipare? Nulla. Vabbè, dicono tutti così. No. Si allora, fanno firmare con il sangue. Parliamo di Concetta. Il tuo personaggio si evolverà in qualche modo? Assolutamente sì, perché poi sono 8 mesi, insomma, in 8 mesi ne succederanno di cose. E quali chiavi toccherà? No, allora, dal punto di vista lavorativo, per esempio, Concetta diventerà sempre più sicura di sé, verrà molto apprezzata come sarta all'interno del Paradiso. E ovviamente, quindi crescerà dal punto di vista lavorativo e anche personale, perché appunto prenderà sempre più sicurezza in se stessa, perché Concetta era un po' restia, no? a lavorare, era un po' timida, quindi lavorerà. Continuerà a lavorare come sarta, avrà un sacco di soddisfazioni, ci saranno altro, anche delle prove. C'è carenza di sarte al Paradiso, quindi voglio dire, magari mi diventi anche stilista, chi può dirlo? Ma e chi lo sa? Poi nella lunga serialità. Del resto, tua figlia da qualcuno deve aver preso. Sicuramente dalla mamma. Esatto, non dal papà. Beh, come sarta, come ricamatrice, come. E poi ci saranno ovviamente e quindi anche con Botteri, perché ovviamente siamo rimasti io e lui, quindi si creerà un rapporto di confidenza, di complicità, insomma molto bello. Non mancheranno ovviamente delle gelosie da parte di Ciro, però assolutamente saranno infondate almeno all'inizio, diciamo. Concetta è una donna d'altri tempi, innamorata di suo marito, quindi insomma. E poi dovremo affrontare sicuramente delle crisi, tanti momenti divertenti in casa. Si parlerà insomma ancora di Maria, nonostante non sia. Viva Maria! E viva Maria! E combatte in mezzo a noi, e il matrimonio con Matteo è prossimo, diciamo, il tema delle prime puntate di una grande fetta parte del, però non possiamo dire di più, quindi adesso ci siamo abituati a questa new entry, a questo nuovo amore, e vediamo che cosa succederà. E tu a livello personale ti stai ambientando sempre di più nella famiglia del Paradiso, ti trovi molto più a tuo agio rispetto all'anno scorso? Assolutamente sì, guarda, penso che già si veda da questa intervista, no? L'anno scorso eri era appena tutto, arrivata, sì, ti sta piacendo, diciamo? Molto. No, veramente sì, si conferma il fatto che è una grande famiglia, ma veramente è così, e andiamo veramente tutti d'accordo e c'è grande stima e rispetto fra noi, si lavora bene. E allora, grazie di cuore Gioia. Grazie a voi. E ci vediamo, quando iniziano le puntate del Paradiso? A settembre. Esatto, poi vi daremo la data esatta. Ciao, un bacione a tutti. Ciao a tutti, ciao. Piaciuta? Molto.